come tutte cose, perché tutte cose che la casa fa. Buonasera a tutti, benvenuti all'ennesima festa di liberazione organizzata dal Circolo Mauro Rossanio Giovani Comunisti in collaborazione con Amalatesta. E un doveroso ringraziamento va ad alcune realtà che ci hanno aiutato anche per quest'anno. Sembrano stupidaggini, ma per esempio sono un po' sperlente, Luglio Musicale Trapanese, a quest'ora voi sareste in piedi perché ci hanno preso per le sedie. Paolo Salerno ci ha offerto, ci ha prestato lo stand nel quale presto assaggerete dell'ottimo pane punzato e così via. Abbiamo pensato di aprire questo pomeriggio questa festa. Purtroppo sapete che Trapani risponde sempre in maniera un po' così a queste cose, ma noi siamo giovani, siamo tenaci, andiamo avanti e peggio per loro, si perdono queste cose. Abbiamo l'onore di avere con noi Armando Sorrentino, che è il coautore del libro Chi ha ucciso Pio La Torre, e l'altrettanto onore di avere con noi Gianfranco Griscenti, che ci aiuterà a saperne di più. Un'ultima cosa volevo dire, penso siate tutti d'accordo, volevamo dedicare un minuto di silenzio a Carlo Lucchese, l'ennesimo operaio morto sul lavoro, e a tutti quei migranti che continuano a morire nel canale di Sicilia sperando di trovare una vita migliore. Buonasera, mi sentite? Sentite bene? Bene, come ha detto Giovanna, abbiamo il piacere di avere qui stasera l'avvocato Armando Sorrentino, parte civile nel processo per l'omicidio di Pio La Torre. Se noi facciamo un giro per Trapani, ma anche per Palermo, e chiediamo chi ha ammazzato Pio La Torre, la risposta unanime è la mafia. Ci sono anche delle sentenze che lo confermano. Ma in effetti, leggendo questo libro, cominciano a venire fuori dei dubbi. E i dubbi non ce li hanno soltanto i lettori, ma anche pubblici ministeri della Procura distrettuale antimafia di Palermo, tant'è che hanno riaperto un'inchiesta sull'omicidio del dirigente comunista. Che cosa dicono? Cosa dice l'avvocato Sorrentino, che ha scritto questo libro Chi ha ucciso Pio La Torre per Castelvecchio Editore, assieme al giornalista Mondani, Paolo Mondani? Entrambi raccontano che poco prima di essere assassinato, il 30 aprile dell'82, Pio La Torre era venuto in possesso di documenti importanti, di carte riservate. Probabilmente legate queste carte allo sbarco degli alleati in Sicilia, alla strage, un altro mistero d'Italia, di Portella della Ginestra, insomma qualcosa di scottante. E cosa ha fatto Pio La Torre? Ha parlato con 5 intellettuali di sinistra per cercare di avere una chiave di lettura più chiara, correggimi se sbaglio. Pio La Torre viene assassinato, delle carte non si hanno traccia e di questi 5 intellettuali non si conosce neppure il nome. L'avvocato Sorrentino assieme a Mondani ne hanno individuato uno e hanno parlato. E quindi diciamo che oggi si riparte da zero. Nel corso della serata approfondiremo il tema, ma perché la domanda così cruda? Perché è stato ucciso Pio La Torre? Sì, dato buonasera, grazie dell'invito. Crescenti già è entrato subito nel vivo, ha cominciato dall'epilogo del libro, dalla fine. Io accetto l'invito e quindi... Però vorrei partire dall'ultima domanda, dalla seconda,
che forse gli è sfuggita, nel senso che privilegiava quella della riapertura delle indagini. Poi dice, ma perché è stato ucciso il violatore? Questa è una domanda che in effetti impegna per una risposta lunga, articolata. È una domanda che c'è nel sottotitolo del libro in copertina, omicidio di mafia o politico? Perché abbiamo voluto fare questa sottolineatura? Perché sin dal primo momento, no, il primo momento no, subito dopo, già l'indomani dell'omicidio, si cominciò a dire omicidio di mafia. A caldo ci fu un'altra uscita, poi ci tornerò, è un po' come la vicenda Moro, ed è il ruolo e la collocazione, la prospettazione del Partito Comunista rispetto a grandi eventi. E allora cominciò a dirsi che era stato un omicidio di mafia. Ci sono state le indagini per quell'omicidio, poi il processo, non vi annoio, processo che è durato nei tre gradi circa 10 anni, omicidio di mafia, condannata la commissione provinciale di Cosa Nostra, dottor Rina, Provenzano, Brusca, Calò, insomma i grandi, i vertici della mafia. E perché si disse? Perché soprattutto Pio La Torre, l'anno prima di essere ucciso, aveva presentato una proposta di legge sulla confisca dei patrimoni mafiosi, che poi sarebbe diventata la legge Rognoni-La Torre, ma solo dopo l'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ebbene, noi avvocati, iniziamo, eravamo in due, poi restai io solo negli ultimi anni, e a questa tesi non credemmo mai, sin dal primo momento, perché negava, di fatto, la vita politica e l'attività politica di Pio La Torre nel suo complesso, e soprattutto non prestava attenzione alcuna agli ultimi anni del suo impegno di parlamentare, di dirigente di partito, e non guardava alle vicende siciliane, tutte concatenate tra di loro, come voleva e intendeva Pio La Torre. Perché se dimentichiamo che a Palermo tra il 79 e l'83 è stata decapitata un'intera classe dirigente istituzionale e politico di segno progressista, cominciamo dal giornalista Mario Francese ai primi giorni del 79 e poi proseguiamo con il capo della squadra mobile, poi con Cesare Terranova, che aveva cessato di essere deputato indipendente del Partito Comunista e correlatore con Pio La Torre della relazione di minoranza della Commissione Antimafia del 1976. Una commissione antimafia importantissima, importante era questa relazione, sulla quale sarebbe opportuno tornarci, e per importanza ragguagliabile a quello del 92 presieduta da Violante, perché poi non ne conosciamo più commissione antimafia, non hanno fatto nulla, hanno fatto fumo. E Terranova, Mattarella, quindi il Presidente della Regione, poi verranno il Procuratore Capo della Repubblica, insomma c'è lo sterminio. La Torre, prima di essere ucciso lui stesso, a proposito del grande omicidio di Mattarella, perché l'omicidio di Mattarella è a un livello molto molto elevato, che travalica i confini della Sicilia addirittura, a nostro avviso, e la Torre dice, ma perché la magistratura va a indagare ogni delitto per conto suo? Perché non li mette tutti assieme? Non capisce che c'è una logica unitaria, che lui faceva anche discendere dalla venuta, dal viaggio di Sindona in Sicilia, che aveva probabilmente organizzato qualcosa di efferato, questo grande piano strategico politico. Allora, pensare che Cosa Nostra, Totorrina, Provenzano, Bagarella, eccetera, avessero deciso dal 78 all'83 di cambiare la politica in Italia e probabilmente al di fuori dell'Italia, io penso, noi abbiamo sempre pensato che fosse un po' eccessivo. E allora
questa tesi dell'omicidio di mafia è convenuta a tutti, ha tranquillizzato tutti, ha messo a posto le coscienze. La stessa cosa si era fatta per esempio con Via D'Amelio, la mafia e basta. Vabbè, Via D'Amelio viene dopo. Certo, certo. Allora, si dovrebbe discutere e rivedere un po' tutta la letteratura politica su Cosa Nostra e sulla mafia e cosa sia effettivamente all'interno del sistema di potere. Voglio dire, quindi è un omicidio politico, perché politico? Addirittura sapete chi lo dice che è politico nel corso del processo, e lo riprendiamo noi per accenni nel libro. Lo dice un personaggio che indubbiamente non era un nostro amico, una persona oscura della storia della Repubblica, Cossiga. Gli omicidi, dice Mattarella, e la torre sono omicidi politici, perché tutte e due avevano assunto posizioni politiche che turbavano gli equilibri, chi nel suo mondo e chi più in generale. E quindi politicamente si decise di sopprimerli, perché non andava, anzi, quel momento di cambiamento doveva seguire un itinerario che poi ha seguito. Guardate, torno indietro alla relazione antimafia del 76 di La Torre. La Torre non ha usato mai in vita sua probabilmente il termine mafia, non ha scritto mai mafia, diceva sempre, scriveva sistema di potere mafioso, politico mafioso. Quindi sistema di potere, la mafia all'interno di un sistema più vasto, non la mafia come entità a sé stante. Che poi, questo La Torre, che viene considerato un uomo della destra comunista, del Partito Comunista di Destra, un po' come Napolitano, ma Caruso per intenderci, no? Ne abbiamo ancora vivi, quindi di quella destra. Ma Caruso destra però quando viene in Sicilia con questa fama e con questa collocazione, lui scrive nella relazione al congresso che lo eleggerà formalmente segretario, il liberismo selvaggio è il terreno di coltura della mafia. La mafia alligna e cresce grazie a un sistema politico improntato al liberismo selvaggio. Sapete cosa diceva anche a proposito dei corleonesi, questi corleonesi eccezionali che sono arrivati, hanno sbaragliato la vecchia mafia, la mafia che aveva grandi rapporti con la politica, con tutta la politica, ma soprattutto di governo, ma soprattutto con la DC. Dice, ma non ci si interroga chi sono questi villani, cosiddetti villani. Cioè, lo insospettiva, aggiungeva anche, sempre in quella relazione, ma avete indagato sui capitali finanziari ed economici, sui capitali che vanno da Palermo a Milano e consentono a un uomo di fiducia di Ciancimino, quindi Ciancimino, di comprare la Venchi Unica, il famoso cioccolato, no? Perché la comprò la mafia, con i soldi di Ciancimino e altro, ovvero sia. Ed è il politico di razza, oggi pressoché inesistenti, e poi mi fermo rispetto a questa domanda e riprendiamo l'altro, cioè prendiamo, affrontiamo l'altro argomento. E il politico di razza che dice, ma insomma, magistrati e poliziotti, avete indagato su questo trasferimento di capitale? Avete indagato, sentite, su Luciano Liggio, che al soggiorno in una clinica di Milano, soggiorno di polizia, fugge dalla clinica qualche giorno prima della strage di Piazza Fontana. Avete indagato sui rapporti tra Liggio e tale Carlo Fumagalli, ideologo del movimento Azione Rivoluzionaria Fascista? Detto 40 anni fa circa, no? Cioè, vedete che parametri evoluti. Poi quando torna in Sicilia e ancora ha arricchito, ha affinato le sue competenze, le sue conoscenze, si è giovato di un grande cervello che era Cesare Terranova, e tant'è che lo ammazzano, ed ha un quadro nazionale, internazionale molto vasto, che va dalle storie della Sicilia, ma va ben al di là dei confini siciliani, riguarda l'intero Mediterraneo, poi magari ce ne occupiamo, e c'è la fase finale della sua vita, tutta impegnata nella lotta per la pace sulla strada dei missili a Comiso, e che non è un argomento indubbiamente secondario.
Non voglio non rispondere però alla domanda, che è quella che io ritenevo fosse finale, perché era finale nel libro, dice: ma c'erano dei documenti, si è riaperta l'indagine sull'omicidio La Torre. Noi non l'abbiamo scritto perché si riaprissero le indagini. Io personalmente, assieme al mio amico giornalista Paolo Mondani, abbiamo coltivato questa idea per lunghi anni, perché non volevamo che finisse nel dimenticatoio non solo una figura di dirigente politico che negli ultimi tempi viene celebrata, per carità, ma soprattutto andare a scavare il profondo del politico, cioè non il suo animo ma la sua azione e il suo lascito politico. Allora quello non volevamo, e non volevamo che ci fosse questo ritornello consolatorio: è stato un omicidio politico. Cerchiamo anche di dimostrarlo, ci sono carte processuali in questo senso. E però un giorno di 5 anni fa, su Repubblica di Palermo, in occasione dell'anniversario della morte, intorno al 30 aprile, quindi intorno al 30 aprile del 2007, su Repubblica di Palermo c'è due pagine dedicate alla Torre, un'intervista a un intellettuale che dichiara di voler rimanere anonimo e rimarrà anonimo, il quale dice al giornalista: guarda, ti racconto questo fatto. Pochi mesi prima di essere ucciso, Pio La Torre chiamò lui parla di cinque intellettuali siciliani. Nessuno di questi era di Palermo, lo sottolineo, e ci disse: guardate che ho delle carte molto riservate, che non conosce nessuno, vorrei che le studiaste e capiste meglio cosa vogliono dire. Lui dice che queste carte non le ha mai conosciute, non le ha mai viste, né lui né gli altri. Io personalmente ci credo poco, ma questo è un altro aspetto. E ci disse di studiarle, ci disse che avremmo impiegato probabilmente dei mesi e se eravamo disponibili. Alla fine di questo colloquio disse: state attenti, non ne parlate con nessuno. Se posso essere più preciso, disse: non ne parlate soprattutto all'interno della federazione. Ci congedò, ci fece sapere, ci disse subito che ci avrebbe ricontattato di lì a poco, nel frattempo viene ucciso. Questa intervista non l'ha letta nessuno. È possibile che l'abbia letto solo io? Io l'ho letta, me la sono conservata nella mia memoria, anche perché un anno decidevo di scrivere il libro, poi c'erano problemi personali, di lavoro. Poi pensavamo: ma sta storia non interessa più nessuno, una storia di 25-26 anni fa, è macinata dall'oblio. Poi invece 2 anni fa abbiamo ripreso in mano e quindi abbiamo raccontato questo episodio. Io ho conosciuto, sono riuscito a risalire all'intellettuale anonimo, quindi per me non lo è più, ma non lo dico pubblicamente, non lo posso dire. E questo intellettuale di fatto confermò tutta l'intervista, aggiunse dei particolari, alcuni non li abbiamo inseriti nel libro, altri vivono nel ricordo, altri sì, ma l'essenza è quella dell'intervista. Cosa contenessero queste carte? Noi ritengo, in base al colloquio e a dei fili logico-ricostruttivi, che queste carte venissero da lontano e che erano ancora molto attuali. Il lontano è Portella nel nostro paese, anche perché Pio La Torre si interessò molto a Portella e la citava sempre quando diceva, in ultimo, negli ultimi mesi di vita: guardate, noi siamo contro l'installazione dei missili a Comiso perché ci sarà un casino in questa regione e torneremo ai tempi del 43-44, quando sbarcarono gli americani, che perlomeno riuscirono a capovolgere gli esiti della guerra, però portarono spie, avventurieri, tutte cose. E oggi la Sicilia sarà trasformata, diceva lui, in un avamposto
di guerra una portaerea nel Mediterraneo. Quindi aveva ben chiaro cosa poteva accadere e si batté per questo. Voglio aggiungere un aspetto al quale noi teniamo molto, che sono le ultime pagine del libro. Pio La Torre muore pochi giorni dopo questa grande battaglia, che ebbe un momento altissimo il 4 aprile del 1982, quando ci fu una manifestazione oceanica, per usare un termine non bello, a Comiso, e con la sua capacità di uomo politico di assemblare e mettere assieme forze le più disparate, socialdemocratici tedeschi, olandesi, pacifisti norvegesi, cattolici, cristiani, spaccando la Democrazia Cristiana Siciliana, il Partito Socialista Siciliano, cioè 7 deputati della DC confluirono in questa grande battaglia di pace, quelli più vicini alle Agli, cristiano-sociali diciamo, e anche i socialisti che appoggiarono la lotta su Comiso, i socialisti che dovettero rompere con il loro ministro della difesa Lagorio, che era socialista e che invece era assolutamente a favore della base, aveva firmato per la base. E noi diciamo che dopo la morte di La Torre c'è un uomo in Italia che continua e aumenta il proprio impegno per la pace, perché quello fu un momento molto delicato a livello mondiale. C'erano rischi seri e quell'uomo era Enrico Berlinguer, il quale spese l'ultimo anno e mezzo di sua vita con una fissazione, girando il mondo sul problema della pace. E hanno avuto poi, come diceva un grande poeta, anche Berlinguer è morto al momento giusto. È una cosa triste, brutta da dire, ma è così. Diciamo che ha svegliato la coscienza anche nell'area moderata, possiamo dire così. Sì, 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 certo. Questa un po' enfatica area moderata che forse allora c'era più di oggi. Oggi si invoca i moderati, non c'è moderato più quasi nessuno, è un'imbecillità politica, una delle tante imbecillità politiche che dobbiamo sopportare. Allora c'era, ma moderato, ma i cristiani sociali, i cattolici del dissenso moderati non erano, e riuscì a mettere assieme forse i socialisti non di Lagorio potevano essere moderati, ma neppure su questo la cosa. Riuscì a mettere insieme forze diverse in una prospettiva di unitarietà che, io dico, è sempre mancata nella sinistra italiana, e che consente le sconfitte a ripetizione. E quindi scomodo. Certo, è scomodo da tutti i punti di vista. Era un eterodosso, non era un ortodosso. La Torre fu uno che certamente non era un conformista, anche se ubbidiente al partito, insomma, seguiva il partito di cui era stesso dirigente, però aveva questa capacità critica che mancava allora e ancora di più manca oggi, chiaramente, a sinistra e un po' in tutta la società nel suo complesso. Io credo che La Torre è appartenuto al Partito Comunista Italiano, è stato un dirigente di quel partito, ma credo che oggi sia giusto dire che appartiene alla democrazia nel complessiva di questo paese. Non sarebbe limitarne la portata, limitarne il suo pensiero e soprattutto la sua azione, la sua concreta attività politica. Dicevo, torniamo un po' indietro, parliamo del processo. Qua dicevi che le parti civili dall'inizio, come dire, non hanno mai accettato che la matrice mafiosa fosse quantomeno l'unica, hanno sempre cercato di andare oltre. Però leggendo il libro mi pare che gli stessi pubblici ministeri, Loforte e Pignatone, come dire, hanno fatto poco per assecondare questa richiesta di verità da parte vostra. Non avete avuto, generalmente i
i pubblici ministeri e le parti civili, come dire, viaggiano sullo stesso binario oggi. Ecco, cosa è successo allora? Oggi le parti civili e il pubblico ministero, diciamo, possono avere un binario di percorrenza parallelo o, diciamo, vicino. Allora era un'altra epoca, anche se sono trascorsi 20 anni, ma non, c'era anche una cultura, io voglio parlare di cultura assegnando la buona fede, c'era una cultura diversa per cui se qualcuno poneva il problema di andare al di là della mafia, c'era una sorta di semaforo rosso, un'autocensura, no? E quindi quando noi prospettammo altre piste di indagine, di intervento, abbiamo trovato un muro, diciamo, un muro, non c'era comprensione su questo, soprattutto da parte di Loforte, il procuratore Loforte. Disse a un certo punto, a prima udienza, perché noi chiedevamo che fossero sentiti i responsabili dei servizi segreti, tra parentesi, qui voglio narrare un fatto e fare una sottolineatura. La torre fu seguita dai servizi segreti militari dal 1952 al o 9 giorni prima di essere ucciso. Io mi domando, ma se l'avete seguito per 40 anni, 30 anni, ma perché l'avete lasciato 9 giorni prima di essere ucciso? E siccome sempre do la buona fede, vado un passo indietro e dico che è stato costantemente seguito dal 52 al 76 come sospetto agente di una potenza straniera che era l'Unione Sovietica. Nel 76, a un certo punto, i servizi segreti, queste sono carte processuali, quindi non c'è alcuna fantasia o intenzione, i servizi segreti dicono, si scrivono tra di loro a un ente superiore e dice: chiediamo la depennazione di questo soggetto perché non più di interesse istituzionale, cioè ci abbiamo capito che non è un agente dell'Unione Sovietica o della Cecoslovacchia, insomma del mondo dell'est, ma chiediamo che passi a questo organo occulto, cioè lo tolgono da un controllo istituzionale, bene o male, no? Svolto dai servizi segreti militari, e lo mettono in una nicchia di cui non sapremo nulla se non quando, pochi giorni prima che si chiudesse l'istruttoria del processo alla Torre, del delitto alla Torre, Mattarella, eccetera, vengono depositate dai servizi segreti, contattati finalmente dai magistrati 15 giorni prima che si chiudano le indagini, una serie di carte dalle quali si evince che poi era stato ripreso come controllo da quando era tornato in Sicilia come servizio istituzionale. Però c'è una fase in cui è all'interno di un controllo occulto. Detto questo, indubbiamente lascia un po' l'amaro in bocca pensare che un dirigente politico tutta la vita sia stato seguito. Guardate che andavano a cercare, qui noi lo mettiamo un po' nelle appendici perché abbiamo prodotto alcuni documenti e anche abbiamo riversato alcuni atti, diciamo, segreti, abbiamo avuto accesso della direzione nazionale del partito dell'epoca, e questi servizi andavano in camera da letto degli alberghi per vedere in tasca cosa aveva, appunto, insomma un controllo alitare, da alito. Dopodiché però io voglio dire anche un'altra cosa. Per anni, per tutti gli omicidi, la risposta è stata: chi ha ucciso? La mafia. Poi a un certo punto, da qualche anno, hanno capito quelli che hanno testa, quelli che organizzano le cose, non la spectre, ma chi manovra il potere, il sistema di potere, no? Al comando. E hanno capito che non si poteva più abusare dicendo sempre mafia, e allora si è cominciato a dire i servizi segreti deviati. E così siamo, c'è questa giaculatoria, consolatoria, una volta la mafia, i servizi, tanto la mafia, vabbè, quando serve se ne arresta qualcuno, i servizi sono intoccabili, perché non sapremo mai niente in quanto segreti,
e così non sapremo mai niente. Invece il problema è ma perché i servizi segreti? Me lo spiegate perché? Ma i servizi segreti che nascono spontaneamente per partenogenesi o sono nominati dal potere politico, dal governo, non c'è un organo di controllo? E allora è una banalità nella quale io, per esempio, tra gli altri, siamo caduti e dicendo che sono stati i servizi segreti, la colpa è loro, ma la colpa no, la colpa è della politica. Se la mafia oggi esiste, ed esiste, ha assunto sembianze diverse, agisce diversamente, è la politica che la sorregge, è la politica che alimenta, è la politica che le dà ossigeno. Quindi è il problema politico di una politica che probabilmente, come la vorremmo, diciamo, forse noi, non c'è più o non c'è mai stato. Oggi c'è una nuova indagine, ma questo ostruzionismo di Loforte e Pignatone, quanti anni ha fatto perdere la ricerca della verità? No, io non la metterei così. Mi permetto, ti rispondo dicendo che non è così, intanto perché sul piano tecnico, ma non posso annoiarvi, avevamo un altro tipo di processo che non consentiva la possibilità di indagare all'interno di un dibattimento. Certo, qualcosa in più si poteva e si doveva fare, non è stata fatta, non è stata fatta perché io credo che anche lì non è il problema della magistratura, anche lì è il problema della politica. Perché faccio un esempio che può apparire paradossale: la sentenza di Piazza della strage di Piazza della Loggia, che dopo tanti anni e tanti processi avanti, indietro, terzo grado, ritorna, ha mandato assolti i presunti autori. Io non conosco il merito, però vi posso dire una cosa: non possiamo, le sentenze vanno criticate, i magistrati pure, per carità, perché sennò non faremmo esercizio della logica, ma se non ci sono prove schiaccianti e prove forti, e il magistrato ha difficoltà nel decidere. E allora come ne trova? Perché questi politici attaccano la magistratura? Ma io non ho visto mai un politico che va nell'anticamera del pubblico ministero, bussa e gli dice: guarda, ti devo dire questo, questo, questo e quest'altro, ti devo rappresentare un'ipotesi, ti devo fare dei nomi. Non ci sono. E allora io torno, perché ho una fissazione, io torno che la colpa è della politica. Perché il magistrato si può controllare e può essere anche spinto, ma dal politico, dalla politica. Se la politica tace, la politica non può agire di rimessa. Oggi il politico aspetta che la Procura della Repubblica gli risolva i problemi, ma non ci va a chiedere e a dire al magistrato, a creare delle a suggerirgli delle ipotesi, a spingerlo, a tallonarlo, non ci va. E il magistrato ci può essere quello bravo, quello onesto, quello capace, quello corretto, e anche quello non bravo, non capace, non corretto. Cioè, no, non è che la magistratura è una santificazione. I politici non parlano, dice, non vanno dai pubblici ministeri, però parlando qui del caso La Torre, purtroppo neppure questi intellettuali sono andati dai magistrati. Questo è un dato inquietante, perché è chiaro che La Torre si è rivolto a persone di livello, gente insomma che riponeva la fiducia, intellettuali di sinistra, come dire, che avevano un certo peso, che erano stimati, gente per bene insomma, ma nessuno decide, neppure dopo l'omicidio, quindi neppure dopo la morte, di dire: ma io sono stato contattato da Pio La Torre un mese prima, due mesi prima, mi ha dato queste carte. Silenzio assoluto. Questo è amaro, questo caso. La domanda è molto, molto bella, perché mette il dito su un aspetto di prima grandezza. Certo, non sono solo i politici. In questo caso, se è vero quello che ha detto, perché può darsi che si sia inventato tutto, però ovviamente mi pare un poco difficile, se è vero questo è drammatico pensare che tante persone di un certo livello e abbiano deciso o concordato o autonomamente pensato di non dire mai nulla di una questione che è molto importante, anche perché conclude
questo intellettuale dicendo a domanda nostra, ma questi documenti possono avere generato l'omicidio? La risposta è silenziosamente sì. Quindi è drammatico che per 25, ormai siamo ai 30 anni, non abbiano mai detto una parola. E anche c'è da domandarsi, qui entriamo in un ambito quasi dell'indagine, ma com'è che ti viene in testa dopo 25 anni di concedere un'intervista che parla di cose indubbiamente, perché c'è anche questa ulteriore domanda. Io non ho risposte né nell'una né nell'altra, nel nostro caso. Penso che la paura sia sempre una buona o cattiva consigliera e che probabilmente o sicuramente la paura ci sarà stata. Allora sarebbe il caso di andare a cercare chi sono i soggetti che hanno intimorito costoro, perché allora si capirebbe molto di cosa è avvenuto in Sicilia in quel periodo drammatico. Drammatico perché, ripeto, dal 79 all'83 si cambiano i destini della politica d'Italia in questo paese, quindi nel mondo, perché noi leghiamo anche tutta, non tutta questa vicenda, non possiamo non parlare dell'omicidio Moro. L'Italia, secondo me, ha la storia d'Italia, la storia della Repubblica Italiana è prima Moro e dopo Moro. E dopo Moro accade tutto quello che accade in Sicilia e non è innocente quello che è accaduto. Non è innocente, dicevo prima, è stata spazzata, sbaragliata un'intera classe dirigente a tutti i livelli, sono cambiate le sorti della politica italiana e pensiamo anche che possano essere cambiate le sorti della politica, della geopolitica. Perché l'Italia, perché viene ucciso Moro? Perché attenta alla sicurezza ad ovest e ad est. E Moro lo fanno fuori di fatto l'Occidente e l'Oriente. E l'Italia, certo, ha il suo interesse, alcuni politici. E poi qui dovremmo entrare in un ambito della trattativa, che è il discorso dell'oggi, no? Perché la Torre aveva capito anche che la trattativa era nata con lo sbarco. Torniamo un attimo a questi intellettuali. Uno l'avete individuato, ci avete pure parlato, ma degli altri quattro, se hanno notizie, sono vivi per esempio, sappiamo almeno questo? No, assolutamente nulla, non sappiamo nulla, no, non solo perché non ce l'ha detto, lui dice che non ricorda. Noi abbiamo riferito che non ricordo. Certamente questo che è stato individuato sarà, se già non lo è stato, interrogato dai magistrati. Tra l'altro l'inchiesta titolare è il procuratore aggiunto Ingroia. Ma a distanza di tanti anni è ancora possibile, secondo te, come dire, valorizzare il contributo di queste carte, se queste carte si troveranno, insomma, si potrà arrivare alla verità? Io sinceramente sulle carte penso che non si sono trovate tante carte più recenti, non si troverà mai niente, questo è chiaro. Il problema è che all'interno di queste indagini si potrebbero riannodare altri fili, tanti fili, e creare o ripercorrere un quadro di riferimento storico-politico che ci possa fare capire meglio o capire ciò che è avvenuto per costruire una ipotesi per il nostro futuro diversa. Se posso esprimere un parere personale, io non sono abbastanza scettico che ciò possa avvenire, perché questa è l'Italia non dei misteri, l'Italia dei segreti. Misteri non ce n'è, perché tutti sappiamo da subito come le cose sono avvenute. Ci tengono segreto tutto. Adesso, e oggi io personalmente, oggi in questo periodo, sono indignato perché c'è una frattura tra quello che si dice, una frattura incolmabile, una frattura immensa tra quello che si dice e quello che si pratica. E quando si allarga sempre più questa frattura, diventa più difficile che il cittadino o la cittadina abbia un rapporto con le istituzioni di minima fiducia. Perché nelle celebrazioni dobbiamo cercare la verità, siamo vicini, eh? E dopodiché quando
la magistratura quasi da sola, onestamente, quindi quasi da sola. Forse e possiamo togliere anche il quasi. Bravo, esatto. Da sola è vicina al raggiungimento di una possibile verità da verificare, poi per carità, e allora cominciano le denunce, azioni disciplinari, conflitti di attribuzione, insomma, questo per me è grave, gravissimo. Abbiamo raggiunto un livello molto preoccupante all'interno delle nostre istituzioni. Torniamo nuovamente un attimo indietro. Voi, sì, no, chiaramente se c'è qualcuno che vuole intervenire con molto piacere. Delitto di mafia, si è detto, sentenze, voi però avevate molti dubbi, PM comunque non vi hanno lasciato molto spazio per, tra virgolette, indagare e andare oltre. Comunque nel caso di La Torre, certo, il delitto di mafia poteva anche starci, perché assieme a Rognoni ha proposto questa... Cioè lui ha, come dire, ha toccato le tasche di Cosa Nostra, e quindi quando si toccano i soldi la mafia reagisce, come dire, poteva essere, cioè poteva credere che fosse stata la mafia. Ma perché per esempio per anni si è parlato della pista interna? Con quale giustificazione? Come si ci arriva alla pista interna e come viene poi esclusa? La pista interna nasce da un anonimo pochi giorni dopo l'omicidio, che parla di intrecci e interessi poco chiari o addirittura anche mafiosi all'interno del partito siciliano, soprattutto del palermitano, no? Con delle accuse anche con nomi e cognomi ben precise. Noi nella fase preliminare rispetto all'apertura del dibattimento studiamo una serie di carte e smontammo pezzo per pezzo tutto quanto vi era in questo scritto anonimo, e siamo stati dell'idea, e confermiamo, che quello sia stato un depistaggio molto ben organizzato. Però detto questo, che è rassegnato in atti processuali e anche in sentenze, che poi però non è che significa che la sentenza si dice anche in Cassazione, e che purtroppo vuol dire che in base alle prove, non parlo del caso specifico, in generale, no, noi questa pista la smontammo, e però altri l'hanno usato questo smontaggio per dire che tutto andava bene. Il libro non dice che tutto andava bene, nel senso, no, nel senso di che era una linea politica, eravamo all'interno in Sicilia di un compromesso. Il Partito Comunista Siciliano era un partito consociativo, che governava con la Democrazia Cristiana, non di Mattarella, ma di D'Acquisto. E questo è innegabile, perché ci sono carte, ci sono il numero delle leggi che si votavano sempre assieme, quasi sempre così, e era un partito, era una linea politica. C'è un'intervista nel libro con Natta. Natta, ricordiamo che fu il segretario che dovette raccogliere la pesante eredità di succedere a Berlinguer. Natta, che incontriamo nel 2000, fra le altre cose è un personaggio simpaticissimo, di grande humor, e lui dice sì, ma noi lo sapevamo, non ci c'era il compromesso, ma di storico non era nulla, era un compromesso. La politica del PC allora in Sicilia era una politica di compromesso con quella della democrazia cristiana. E allora la messa in terra è una cosa, e la collocazione politica del partito è una cosa completamente diversa. Alcuni hanno usato artatamente l'esclusione, la negazione vera della pista interna come fatto di eroismo personale, cioè, quindi tutto andato. Non è così, perché quando La Torre viene e capisce che la situazione così non può andare avanti, e lo dice chiaramente quando viene eletto segretario. E sapete che c'è un passaggio in cui parla di D'Acquisto e dice: abbiamo questa esperienza del governo D'Acquisto che è il peggiore che abbia avuto mai la Sicilia, sul piano politico e sul piano morale. Dopodiché, lo sai che cosa accade? Che quando ci sono i funerali a Piazza Politeama, sul palco assieme a Pertini, Berlinguer, c'è D'Acquisto che prende la parola
e viene fischiato un boato incredibile di 100.000 persone. Ma scusa, e io dirigente di partito non so che La Torre aveva appena detto che D'Acquisto era impresentabile sul piano morale e sul piano politico, e invito costui a parlare. E sai cosa dice, noi lo diciamo nel libro, Bufalini, quando gli racconta, no, lui era la presente, dice sì, va bene, però è stata una piccola parte della piazza, alcuni facinorosi che hanno fischiato. Eh no, è stata un'intera piazza, io facevo il servizio d'ordine, non lo ricordo ancora. Quindi è stata tutta una piazza che ha ritenuto provocatoria la presenza di quel dirigente della Democrazia Cristiana, di quel presidente della regione. Dietro questo sistema, chiamiamolo politico mafioso, che ha avversato l'attività di Pio La Torre, dalle carte per esempio, esce mai fuori il nome dell'avvocato Vito Guarrasi? Guarda, ne fa lui un accenno, se non ricordo male, nella relazione di minoranza della Commissione Antimafia, ma non ne fa un accenno negativo, eh? No, non esprime un giudizio negativo. Parla di Guarrasi come uno di quei soggetti che contribuirono alla ricostruzione o alla costruzione industriale della Sicilia, una cosa del genere. Non c'è alcun giudizio di valore, no, 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 non se ne occupò mai però. Parliamo del 76. 76, sì, sì. No, non si occupò mai di Guarrasi. Lo so che mi fai questa domanda perché c'è quel libro pure adesso della stessa casa editrice mia, che ripercorre con prefazione di Macaluso, che era molto, molto intimo di Guarrasi. Bene, se qualcuno vuole intervenire con... Io vorrei concludere, insomma, vorrei leggere... Si faccia avanti. Ci tengo, come parliamo un poco di una storia che può apparire lontana, e ho citato Berlinguer, e vorrei citare quello che diceva Berlinguer nel 1981. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela. Scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente. Idee, ideali, programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli senza perseguire il bene comune. Molti italiani, secondo me, si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni, ma gran parte di loro è sotto ricatto, hanno ricevuto vantaggi e sperano di poterne ricevere, ma temono di non poterne ricevere più. Sembra scritto oggi, insomma. Io ho sbagliato perché dovevo leggere il pezzo senza dire che era di Berlinguer e senza dire che ho sbagliato. E Berlinguer era la punta di diamante di questa idea. Avevamo un partito socialista che è criticato, però era un partito di un certo peso politico, anche con una sua storia. Mi sia consentito dire anche con una sua nobiltà, al di là di Craxi, e non è poco, ma c'era Lombardi, c'era una tradizione, io sto parlando di... Poi a un certo punto ci furono i Verdi, poi c'erano molti movimenti extraparlamentari non insignificanti. Oggi? Domandiamoci perché. E di contro, la Germania c'ha una grande socialdemocrazia, c'ha un partito comunista, la Linke, c'ha dei Verdi che sono esplosi, la Francia è ugualmente, l'Inghilterra c'ha il Labour, ma ci sono, Olanda, Spagna, Grecia. E perché l'Italia, che era la prima, e adesso l'ultima? Ci sarà pure un motivo. E però non ce lo si domanda mai, siamo tutti sulla luna, tutti marziani, come se fossimo sempre innocenti, ingenui, puri, candidi d'animo. Ma perché non ci domandiamo queste cose e non pretendiamo risposte? Non ce le danno. Hanno fatto il compromesso storico, solo che
gratuita la risposta, perché siamo arrivati così? No, no, io la lancio provocatoriamente. Io dico perché l'Italia era una cerniera all'interno di equilibri mondiali e poi c'è stata a un certo punto una sinistra che ha avuto le sue difficoltà, i suoi errori, eccetera, ma anche una grande corruzione. E la corruzione ha investito tutti i settori della società e tutti i settori della politica, con gradualità diverse, ma è così. E quindi anche dalle nostre parti c'è stata qualcosa del genere. Per esempio, noi siamo l'unico paese in Europa, o uno dei pochi, che non ha una legge anticorruzione. E anche quello, tu capisci, veramente siamo diventati il fanalino di coda dove manca l'attenzione di quelle forze politiche che invece sarebbero deputate naturalmente ad essere presenti diversamente da come lo sono. Ecco. Speriamo che ci siano passate le tendenze. Ah, certo, la speranza deve sorreggerci sempre. Se finisce quello. Ho chiesto di intervenire, ho visto una mano. No, no. Bene, se non io ci sono. Domanda. Prego. Innanzitutto complimenti perché mi trovo d'accordo assolutamente con queste tesi politiche. Più che una domanda è una curiosità mia personale. Te hai detto che Pio La Torre dal 52 al 76 è stato sotto stretta osservazione dai servizi come personaggio legato a ovviamente a stati stranieri dell'est, sappiamo chi. Dal 76 in poi invece e fino a 9 giorni prima della morte invece hanno cambiato tipo di osservazione, diciamo, chiamiamola così, in un altro modo. La mia domanda, quindi la mia curiosità è la seguente, perché 9 giorni prima c'è un qualche scritto, un qualche un qualcosa di ufficiale in cui dice che Pio La Torre non aveva più necessità di essere sotto osservazione stretta? Grazie a te. No, non è proprio così. Cioè, fino al 76 viene seguito dai servizi segreti militari, quindi è un controllo istituzionale. Eccessivo, sbagliato, è un altro discorso, però a un certo punto nel 76 il servizio segreto dice, manda al proprio comando, dice non ci interessa più, non ha significato, però proponiamo che venga passato ad un organo occulto e noi non sappiamo, non abbiamo più alcuna carta processuale su questo. Riprenderemo a conoscere le carte istituzionali nuovamente però nel momento in cui rientra in Sicilia, dall'ottobre 1981, e abbiamo una serie di carte che lo seguono nei dibattiti come quello di oggi, per esempio, poi come, ovunque, però negli ultimi 9 giorni non c'è più nessuna carta. Allora ci domandammo e ci domandiamo, ma se l'avete seguito da ottobre, da quando torna, com'è che non avete nulla? È possibile? Allora sarà stata un'incapacità, una leggerezza o altro. No, credevo ci fosse qualcosa di ufficiale. Sì, c'è. Le carte. Le carte ufficiali dall'ottobre. Bene, se non ci sono altre richieste di intervento, chiudiamo qui questa prima parte della serata. Io ringrazio l'avvocato Armando Sorrentino per la sua chiarezza e per gli spunti di riflessione che ci ha dato questa sera. Non andate via, la serata continua. Grazie.